L'episodio di ieri non ha raggiunto i 1000 mi piace, ma sono qui a portarvi un nuovo episodio. Vi chiedo adesso, fin da subito, lasciate un bel pollice in su per continuare a supportare questa serie e provate anche oggi, anche se non ci siete riusciti ieri, a raggiungere i 1000 mi piace. È un obiettivo che dobbiamo raggiungere insieme. Raga, vi ricordo che se volete acquistare il gioco a prezzo bassissimo, passate da Instant Gaming, potete trovare il gioco a 30 euro circa ed è un sito sicuro ed affidabile al 100%. Bene a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con la carriera con il Parma su Football Manager 2017. Vado a salutare immediatamente gli ultimi due che hanno messo mi piace alla mia foto di Instagram, che sono Angelo Schiavi, che ha messo mi piace proprio 27 secondi fa, e Marco 99 Donnarumma. Hanno messo mi piace alla mia foto di ieri, che ha quasi raggiunto i 600 mi piace. No, li ha anche superati, bella. Vi ricordo che se volete essere salutati anche voi in un prossimo video, dovete mettere mi piace alle mie foto, ma ovviamente prima dovete seguirmi. Nell'episodio di ieri abbiamo racimolato 4 punti in 3 partite. Abbiamo vinto 1-0 contro Alessandria, poi purtroppo abbiamo perso 2-0 contro la Salernitana e infine abbiamo pareggiato contro il Carpi in trasferta per 2-2. Quest'oggi ci aspetta sfide contro Pescara, Avellino e Trapani. Ma dato che abbiamo un problema, quello degli infortunati, mi avete consigliato di cambiare i fisioterapisti e il preparatore atletico. Quindi sono andato alla ricerca di un preparatore atletico, ma ovviamente anche di un fisioterapista. I due nuovi che sono aggiunti al nostro staff sono Rocco Sassone, che è il nostro nuovo preparatore atletico. E guardate, non è niente male come preparatore atletico, ha 14 in forma fisica e 13 e 13 in livello di disciplina, motivazione, ma anche 13 in determinazione. Quello che avevamo prima faceva cagare completamente. Mentre ho scelto il fisioterapista, che è Andrea Rossetti, che ha 20 in fisioterapia, quello che avevamo prima, che ho licenziato, aveva 13 o 14. Quindi andiamo a migliorare il nostro staff con questi nuovi acquisti, possiamo dire così. Allora, bando alle ciance, adesso andiamo a cominciare immediatamente la prima partita di oggi, quella contro il Pescara. Vi invito ancora a lasciare un bel pollice in su se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo che se volete acquistare il gioco lo trovate nel link che trovate qui sotto in descrizione, il sito di Instant Gaming, sito sicuro ed affidabile al 100%, perché è lo stesso sito comunque che uso da anni. Allora, siamo sesti in classifica, 18 punti, con una partita in meno rispetto alla Salernitana che ha 20. E il primo posto è abbastanza lontano, comunque l'Hellas è primo a 26 punti con una partita in più di noi. Formazione pronta, giochiamo con Rubinho in porta, poi difesa 4 con Kukoc, Marchezza, Bubnić e Teio. Kukoc che torna dalla squalifica e anche dalla multa che gli abbiamo dato. Centrocampo a 3 con Scamone, Di Gennaro e Melegoni. Ciciretti, trequartista, davanti la coppia Macheda, Scamacca. Speriamo si formi la vagina umana, dai, vaffanculo, non si forma più. Parma Pescara, sono entrate le squadre in campo, Allegno Dardini, Parma, speriamo di assistere a una grandissima partita e speriamo di strappare un'altra vittoria, perché sarebbe molto molto importante contro una grande squadra come Pescara. Giannetti, la palla dentro, Benali, intervento di Ciciretti, perfetto, può correre l'ex Benevento, il lancio per Gianluca Scamacca, corre Scamacca, scusatemi, uno contro uno, Scamacca lo salta, ancora Scamacca, dentro per Di Gennaro, la palla per Scavone, alla palla sul destro, ci prova col mancino, palla deviata, calcio d'angolo per il Parma che si è finalmente svegliato. Di Gennaro la mette sul secondo palo, non la prende Melegoni, adesso Scamacca, allarga ancora per Di Gennaro, adesso Scamacca, cross sul secondo palo, non la prende nessuno, Sallai, Ciciretti non la prende, alla palla arriva a Scavone, Scavone per Melegoni, corta da Marchizza che rischia di perderla, poi Scavone, azione confusionaria, Ciciretti fermato da Zuparic con un intervento eccezionale, Scavone salta l'avversario, c'è Kukoc davanti, Scavone, il lancio per Melegoni, Melegoni dai 25 metri col destro, paratissima di Bizzarri, palla in angolo al 21esimo, Teio per Melegoni, Melegoni corre tra le linee per Scamacca, dentro per Ciciretti! Vantaggio Parma al 45esimo minuto, il primo gol con la maglia del Parma per Amato Ciciretti, 1-0 Parma. Andiamo a rivederlo, Melegoni tra le linee per Scamacca, ottimo assist per Ciciretti che con la punta come a calcetto batte Bizzarri per il vantaggio del Parma. Dopo il primo tempo ho detto ai giocatori di continuare a giocare così e di non mollare, vorrei sostituire Kukoc perché ho paura che si faccia buttare fuori anche in questa partita. Calcio punizione, Davide, Di Gennaro!
Segna lui! 2-0 Parma! Davide Di Gennaro al suo secondo gol con la maglia del Parma, il nostro capitano, perché come ben sapete all'inizio campionato, da quando è arrivato al Parma, gli ho affidato la fascia da capitano e ci regala un'altra posizione magnifica. Scamacca, supera gli avversari, Scamacca col destro sul primo palo, papera di Bizzarri, segna Scamacca, 10° centro stagionale. 3-0 al 55esimo, finalmente il Parma torna a stupire. Guardate la rete di Scamacca che approfitta delle disattenzioni avversarie e insacca il gol del 3-0. Adesso con calma gestiamo il vantaggio. Roland Sallai, subito, 3-1, il gol che accorcia le distanze, lo segna un mio pupillo. Roland Sallai, torre grossa dentro per Sallai, andiamo a rivederlo, col piattone Sallai, insacca. 3-1, corre Chicco Macheda, porta palla, la palla è dentro per Melegoni, Melegoni per Scamacca, col tacco per Ciciretti, la palla arriva lì, Macheda, paratissima di Bizzarri. Comunque Macheda è anche abbastanza sfortunato. Dagli che è finita, il Parma conquista 3 punti importantissimi, battendo il Pescara per 3-1, migliore in campo Davide Di Gennaro. Nel finale avevo fatto entrare anche Lofaso e Lagumina, ma hanno avuto davvero poche occasioni. Una vittoria che dà morale alla squadra, sono contento proprio per questo. Forse dovevamo gestire meglio la fase difensiva, però comunque abbiamo battuto il Pescara, retrocesso dalla A, quindi con una squadra comunque abbastanza forte, l'abbiamo battuto in casa per 3-1. E quindi cominciamo al meglio questo episodio. Ci hanno criticati per il nostro gioco troppo aggressivo, e me l'avete scritto anche voi che prendo un po' troppi gialli. Oddo, l'allenatore del Pescara, ci ha fatto comunque le congratulazioni, perché pensa che il nostro gioco è comunque molto divertente e ci sta nel gioco del calcio che sia un gioco maschio, altrimenti andiamo tutti a giocare a scacchi. Ma quest'ultima frase l'ho aggiunta io. Raga, dando un'occhiata allo staff, ho visto che ci mancava l'allenatore per i portieri della prima squadra, perché a quanto pare l'ultimo l'abbiamo svincolato, perché non gli abbiamo fatto rinnovare il contratto, ed eravamo senza allenatore dei portieri, quindi ne ho appena contattato uno. Ovviamente guardando la lista dei disponibili ho visto che ce n'era uno svincolato che non era niente male, e quindi lo stiamo per ingaggiare. Hernan Crespo, che comunque mi piacerebbe tipo prenderlo come vice, sarebbe una gran cosa, anche se ha poco in gestione spogliatoio, giudizio abilità, giudizio potenziale, quindi lasciamo stare. Però Hernan Crespo sarebbe un bel colpo come vice allenatore, anche se non ha delle buone qualità. Più che altro per il nome, per avere un Hernan Crespo in panchina che può lavorare con i nostri attaccanti. Abbiamo un turno infrasettimanale, non so se ve ne eravate accorti, ma la sfida contro l'Avellino, Scamacca ovviamente vince il premio come miglior under 19 della settimana della Serie B, e Di Gennaro viene scelto nella squadra della settimana. Comunque vi stavo dicendo, non so se ve ne siete accorti, ma la sfida contro l'Avellino è nel turno infrasettimanale, quindi dovremmo fare un po' di turnover. Eccolo qui, David Day, che ha 17 in portieri e anche 12 in motivazione. Comunque sempre meglio averne uno che non averne completamente. Test fisici, Baraglia potrebbe giocare per 45 minuti e Kosnic per 60. Piano piano Kosnic torna ad essere pronto per essere utilizzato, perché sapete che è un giocatore che a me piace veramente tanto. Questo è il 5-3-2 che di solito usa l'Avellino. Dobbiamo provare a mettere in campo la miglior formazione possibile, pensando che tra pochi giorni c'è la sfida contro il Trapani in casa, quindi quella non possiamo di certo sbagliarla. Comunque mi piacerebbe tornare a casa con un punto dalla Campania, quindi proviamo a fare in modo di metterli in difficoltà. Questa è la nostra formazione con le riserve, ovviamente non sono tutti titolari, anzi giochiamo con Rubinho, Kukoc, Koda, Kosnic, Garufo, Melegoni, Gnaure, Bisoli che ci ha deluso purtroppo tanto, Lofaso trequartista, Lafferty e Lagumina. Proviamo a scardinare così la difesa avversaria. Non si è formata la latina umana neanche in questa partita, e noi stiamo per assistere ad Avellino Parma, la seconda partita di quest'oggi. Dobbiamo far di tutto per tornare a casa almeno con un punto. Occhio a Migliorini sulla fascia, Kukoc non lo chiude, la palla arriva in aria e viene colpita da Andrea Arrighini, che segna il gol del vantaggio per l'Avellino. 24esimo minuto, l'Avellino in vantaggio e noi siamo sotto. Gnaure, la palla per Kyle Lafferty, di Landog per Bisoli. Bisoli centralmente da Gnaure, che sta ricoprendo un nuovo ruolo e lo sta facendo male. Bisoli recupera, Lafferty adesso, Lafferty dentro per Lofaso, 1-1, il pareggio del Parma al 26esimo minuto. La rete di Simone Lofaso, che segna il suo secondo gol quest'anno da trequartista.
Bisoli per Lafferty. Lafferty aspetta l'inserimento del compagno e poi lo serve con questo passaggio filtrante. Poi Lofaso con la punta del piede insacca alle spalle del portiere avversario. Al 26esimo il Parma trova il pareggio. Ho letto i giocatori che adesso è il momento di dimostrare a tutti che siamo una delle squadre più forti di questo campionato. Una cosa del genere. Comunque comincia la ripresa. Lafferty salta l'avversario. Lafferty è in aria. Lafferty ne salta due. Ci prova col destro, troppo debole. Viene statale Kukoc per Lafferty. Scarica dietro da Bisoli. Bisoli ha la palla sul destro, segna Bisoli, 2-1, l'uomo che abbiamo tanto criticato e avete tanto criticato, l'ho criticato anch'io perché da inizio campionato aveva fatto schifo, ma qui si risolve quasi la partita, portando in vantaggio il Parma con questa botta dal fuori aria, col destro, 2-1 Parma al 51esimo minuto. Calcio d'angolo, Lofaso la mette in mezzo, confusione, fallo di Ardemagni, calcio di rigore e va a batterlo. Non si sa se la va a prendere Simone Lofaso. Dai Simone. Simone Lofaso col destro centrale, batte così il portiere, 3-1 Parma. Lofaso che vede risultare davanti ai tifosi dell'Avellino che stanno cercando di ucciderlo. Rivediamo qui la trasformazione dal dischetto di Simone Lofaso che porta sul 3-1 il Parma. Lofaso tra le linee, il Parma vuole continuare a stupire. Lofaso col destro, mamma mia se segnava anche così. Calcio in angolo per l'Avellino. Sul primo palo la chiude Scavone, che è entrato nel finale di gara. Allontana Scavone, mancano 10 secondi e abbiamo vinto anche la seconda partita. Finisce qua dall'Adriano Lombardi, dal Partenio, scusatemi, Avellino Parma finisce 1-3. Migliore in campo Kyle Lafferty, che ha messo a segno 2 assist, poi doppietta per Lofaso e gol di Bisoli. Il Parma finalmente sta iniziando a girare come vuole mister Malesani. Siamo stati cinici al massimo in questa partita. Abbiamo attaccato, ha attaccato anche l'Avellino, ma in difesa abbiamo giocato molto bene. Ma la cosa che mi ha stupito tanto è che davvero siamo stati molto cinici. Allora, in questa giornata, nel turno infrasettimanale, tanti pareggi. Anche il Trapani ha pareggiato molto bene. Ha pareggiato il Crotone, l'Hellas, il Carpi, il Cagliari, il Benevento. È una giornata pazzesca per noi. Siamo al quarto posto a 3 punti dal primo, cioè a 3 punti dal Trapani e anche dall'Hellas, perché l'Hellas Verona è primo barra secondo insieme al Trapani a 27 punti. Siamo lì, non molliamo. Rubinho tiene un prolungamento di contratto, ci può stare, comunque ci sta salvando abbastanza il culo in molte partite. Allora, stavo dicendo che dopo la sfida contro l'Avellino, ovviamente che si è giocata nel turno infrasettimanale, dobbiamo andare a giocare il sabato contro il Trapani. Quindi andiamo ad affrontare la capolista, il nostro storico, la nostra bandiera storica, che comunque ho riso di non vendere, di tenere sempre squadra. Ha deciso di appendere i scarpini al chiodo. A fine anno si ritirerà. Siamo ad un giorno, ormai siamo al giorno della sfida contro il Trapani. I test fisici, Baraglie può, mentre Lucarelli ha fallito il test fisico. Baraglie potrebbe giocare per 45 minuti. Questa è la nostra formazione, mi scuso, ho fatto un errore, ho messo Zommers invece di Rubinho. Comunque, manteniamo lui in porta per adesso. Kukoc, Marchizza, Kosnic e Teio in difesa. Scamone, Bisoli, Di Gennaro, Ciciretti alle spalle della coppia composta da Lafferty e Scamacca. Si forma la vagina umana al giorno della sfida contro la capolista. Sta per cominciare Parma-Trapani al Lennio Tardini di Parma. Speriamo di assistere a una partita molto molto divertente tra due delle squadre più forti di questo campionato. Scozzarella per Coronado, dentro da Nizzetto col destro. Cominciamo benissimo. Luca Nizzetto porta in vantaggio il Trapani. Così, al 14esimo minuto di gioco. Rezzato sull'esterno, se ne va, la mette in mezzo. E Citro segna il 2-0. Nicola Citro segna il suo 7° centro stagionale. Il Parma è allo sbando davvero in questi primi 20 minuti. Calcio in punizione, la palla in mezzo, esce il portiere, poi Di Gennaro! Ma che gol ha fatto Davide Di Gennaro! Stupendo! Al volo, è vero che non c'è il portiere in porta perché era uscito sulla sua punizione. Andiamo a rivederlo perché è stupendo. Di Gennaro la mette in mezzo, la prende un difensore, il portiere fuori dai pali. Di Gennaro, bam, di prima intenzione. Fantastica rete di Davide Di Gennaro, grande capitano. Allora, ho deciso di fare un cambio dentro Rubinho per Zommers. Ho fatto un errore, sarà quindi anche colpa mia per magari i due gol presi, anche se il Trapani comunque è forte. Alla fine magari se c'era anche Rubinho in porta li prendevamo lo stesso. Però voglio provare a dire alla squadra che mi aspetto a cose diverse nella ripresa. Scozzarella per Citro in aria, 3-1. Finita qua mi sa, raga.
3-1 nel Trapani, si è bloccato l'universo? No, si è sbloccato. La rete di Citro. Il Trapani è abbastanza forte, raga. Quest'anno sarà una squadra tosta da battere per la vittoria del campionato. Citro, qui da pochi passi, segna il gol del 3-1. Rubinho non ha il numero di maglia dietro la maglia. Non ha il numero di maglia. Mamma mia, Scavone, che fallo killer, rosso diretto. Mamma mia, che brutto fallo, raga. Diciamo che i giocatori ci hanno creduto, ma è andata così. Perdiamo la terza partita. Forse anche per colpa mia, per il fatto del portiere, però non dovevamo perderla così. Dico che non sono felice ovviamente del risultato. Ovviamente non posso lamentarmi con Scavone, raga. Alla fine la sua espulsione è contata fin lì, perché comunque mancavano 2 minuti alla fine. Più che altro salta la prossima partita, che quella è la cosa più grave. Per fortuna ho scoperto dei risultati che l'Hellas non ha vinto. Quindi comunque siamo qui, raga. Adesso siamo a 6 punti dal Trapani, che ci ha battuti. Eravamo prima a 3 punti dal Trapani. Per fortuna non ha vinto l'Hellas, quindi rimaniamo comunque attaccati alla testa della classifica. Siamo a 24 punti, 2 punti dal terzo posto. Possiamo farcela, secondo me. Possiamo davvero pensare di stupire tutti entro fine campionato. Tavarelli è il nostro nuovo osservatore. Per la prima volta non è Scamacca a vincere il premio come miglior under 19 della Serie B, ma lo vince il nostro giovane Simone Lofaso, che riconosce e ringrazia anche l'affetto e il calore mostrato nei suoi confronti dalla dirigenza, ma anche ovviamente dai tifosi. Ragazzi, direi che l'episodio può finire qua. Abbiamo giocato le nostre 3 partite e sono andate discretamente bene. Sono arrivate 2 vittorie e una sconfitta. La sconfitta contro la capolista, quindi ci può anche stare. In classifica siamo al 5° posto a 24 punti. Non sono arrivati infortuni in questo episodio. Magari sarà il merito dei nuovi fisioterapisti e del nostro nuovo preparatore atletico, chi lo sa. Comunque fatto sta che non ci sono stati più infortuni. Quindi vi ringrazio del consiglio. Vi chiedo ancora di lasciare un bel commentone qui sotto con i vostri consigli, ma anche con la vostra analisi per queste 3 partite. Vi ricordo già che nell'episodio che arriverà molto probabilmente domani abbiamo le sfide contro Cagliari, Crotone, Frosinone. Sta minchia. In descrizione troverete tutti i miei social. Alle 13.30 dovrebbe essere uscito il video sulla partita Napoli-Real Madrid. Quindi se vi va andatelo a vedere. Adesso è tutto. Non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale. Mandare un abbraccio enorme. E noi ci vediamo forse più tardi anche con la carriera allenatore con il Palermo.